Buongiorno ragazzuoli miei, sono di nuovo qui con voi e mi sono messa questa cosa in testa perché stavo cercando di fare delle foto decenti per l'anteprima di questo video, cosa che sicuramente non sarò riuscita a fare, ma non le ho ancora riguardate le foto, quindi... Ma sono qui oggi perché, come vi avevo detto, arriverà una serie di video in cui vi parlerò dei prodotti dell'haul precedente, se tutto sarà andato bene con il montaggio video, cosa che non vi assicuro. Quindi se vedete questo video o quello prima, siamo a buon punto con la tecnologia. Il video di oggi riguarda la W7 Delicious Natural and Berry Eye Color Palette. Come vi avevo anticipato, questa palette è il dupe di una di Anastasia, che ora non ricordo il nome. I colori sono questi, come potete vedere. Sono molto 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 belli, molto scriventi, molto tutto. È dotata di uno specchio, non vorrei accecarvi, cosa che sto facendo, e di un pratico, ce la faccio, pennello. Ok, devo dirvi subito che non mi aspettavo che il pennello fosse di qualità e infatti a priori l'avrei scartato, ma mi sono dovuta ricredere in quanto il make up che ho realizzato oggi, non so se lo vedete, è stato fatto interamente con questa palette. Ho utilizzato sia la parte da sfumare sia il cosino, non mi viene il nome, ecco. Però come pennello è veramente ottimo. Devo dire che non avevo grandi aspettative per questa palette, perché comunque l'ho trovata su Amazon ad un prezzo di 6 euro e qualcosa, che per quanti sono 14 ombretti, secondo me è veramente poco. Quindi non avevo molte speranze, ho anche pensato, vabbè, se non dovesse essere di qualità so quello che l'ho pagata, quindi non me la prenderei più di tanto, piuttosto che spendere 40 euro per una palette che poi non scrive, preferisco spenderne 6 e vabbè. E invece, ragazzuoli miei, vi dirò che questa palette è veramente, ma veramente scrivente e di qualità. Partirei facendovi vedere gli swatch di questi colori, no? Partiamo. Questi sono, oh, oddio, tutti gli swatch della palette e come potete vedere, ragazzi, sono super, e dico super, pigmentati. La qualità è ottima. Io sono rimasta piacevolmente sorpresa. Quindi, se vi serve una palette che abbia questo range di colori, appunto, che sono nient'altro che questi, sono comunque alcuni molto neutri, ecco, altri un po' più accesi, però io ve la consiglio vivamente. Altro punto a suo favore, i metallizzati sono una cosa fuori dal normale. Io li ho presi col pennello piatto e applicati sulla palpebra senza bagnare il pennello né niente, e il risultato è stato pazzesco. I matte sono super scriventi e super sfumabili. Vi potrà sembrare leggermente polverosa, però vi assicuro che il fallout è quasi pari a zero e la resa sull'occhio è fantastica. Io non saprei in che altro modo dirlo. Quindi ecco, spero di non essermi dimenticata niente. Comunque, ripeto, la marca è W7. La potete trovare su Amazon o anche su MAC Beauty. Forse su MAC Beauty ha leggermente prezzi più bassi, ma non sono sicura, quindi date un'occhiata. Ad ogni modo vi metto i link. Io questa qua, ripeto, l'ho presa su Amazon, ha la chiusura magnetica, quindi easy. Io penso proprio che me la porterò in vacanza, perché è una palette super valida. Mi ha sorpreso tantissimo perché avevo visto dei video recensione su YouTube che non ne parlavano poi così bene, quindi ero un po' scettica. Però davvero, ragazzi, devo dire che mi sono ricreduta tantissimo. Comunque per questo video è tutto, se siete interessati, beh, compratela, anche se avete solo il minimo pensiero, compratevela, non ve ne pentirete, ve lo assicuro. E per questo è tutto, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Un bacio!